Ciao a tutti, oggi vi do una piccola idea su come utilizzare le creazioni in resina e andremo a fare un bellissimo, speriamo almeno così, bellissimo portachiavi. E ho scelto questa creazione con il tè e questo fiocco e faremo una cosa del genere. Per prima cosa dobbiamo andare a bucare le nostre creazioni o potete benissimo decidere di metterci questi anellini qui a vite e li infilate, oppure fate un buchino con un cacciavite con un trapanino. Io in questo caso andrò a usare la presa delle unghie che ho da un sacco di tempo e andrò a fare un buchino qua sopra e poi andrò a forare qui, esattamente qui, il fiocco. Perfetto, una volta, ecco, mi sono riempita tutta di resina. Una volta fatto il nostro buchino, eccolo, andiamo a bucare anche il fiocchetto. Se voi non volete farlo col fiocchetto, fare col cuoricino, una stellina, un fiorellino, fate con quello che volete. E adesso, con molta calma e pazienza, andiamo a bucare anche il fiocco. Ok, una volta bucato il fiocco, devo dire che ci ho messo un sacco, quindi vi consiglio, se poi vorrete fare una cosa del genere, di bucare il fiocco quando è ancora un po', diciamo, non morbido, però quando è appena durino, perché sennò ci ho messo un sacco, perché era da un po' che l'ho fatto. E quindi niente, cioè, se volete farlo, bucatelo subito appena lo togliete dallo stampo, quando è pronto, diciamo, e non è ancora ben, 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 così ecco. La mia spiegazione è molto. Ok, adesso che abbiamo bucato sia la parte sotto che la parte sopra, dobbiamo andare a montarlo. Quindi dobbiamo prendere un anellino, poi la dimensione varia come si dice, dalla creazione in resina. Dato che la mia è alta, perché c'è il fiorellino abbastanza larga, provo a mettere un anellino abbastanza grosso e glielo vado a infilare e vado a chiudere. Ok, ora vado a prendere un non so come si chiama, non mi ricordo mai come si chiamano. Vi faccio vedere questo qui con l'anellino. Se non ce l'avete, basta che prendete un filo metallico e lo fate voi a mano e andiamo a infilarlo nel fiocco, così, e lo mettiamo dritto. E adesso tagliamo la parte in eccesso che è partita via e andiamo a formare un anellino nella parte sotto. Più lo fate stretto, più il fiocco comunque non si muoverà e resterà ben fermo e saldo. Ok, sistemiamo sia una parte che l'altra e adesso prendo una perlina che riprende il colore della nostra creazione, che è bianca e verde. Prendo un altro di questi chiodini qui e vado a fare la stessa cosa che ho fatto con il fiocco, quindi taglio l'eccesso e ci faccio il cerchiolino e lo vado ad infilare nel fiocco e poi vado a chiudere. Ora vado a infilare l'anellino nel cerchiolino della perlina. Ed ecco qui, guardate come sta venendo carino. Ok, adesso non ci resta che mettere il portachiavi e lo andremo a fare nello stesso modo che abbiamo fatto sotto. Quindi prendiamo ancora il filo metallico e facciamo un cerchiolino e ci mettiamo dentro ancora una perlina di quelle che abbiamo messo sotto.
infilare nel fiocco. Ed ecco qui, guardate che carino. E adesso mettiamo l'anellino del portachiavi. Vedete, io ho questo che ha il cerchiolino, ha un... come si chiama? Oddio, quando non mi vengono i termini. Un anellino, ecco. Vado a togliere la parte della catenella. Tolgo la catenella e ci infilo il portachiavi, ci infilo il fiocco, diciamo così, e vado a chiudere. Ed ecco qui, guardate quanto è carino. Poi a me che piacciono i portachiavi giganti, cioè perfetto. E niente, dato che mi avevate chiesto poi cosa farne delle creazioni così, ho avuto una piccola idea. Questo portachiavi, tutto carino, con creazioni in resina. E niente, poi potete comunque tenerlo per voi, regalarlo, farne quello che vi pare. E questa è stata una piccola idea che ho voluto darvi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo portachiavi. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando tanti tanti bacini. Ciao ciao ciao!